Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto con questa sera un focus per quanto riguarda i filmati, l'Arezzo Calcio Femminile, il big match contro il Vittorio Veneto, che non è andato molto bene dal punto di vista forse anche della prestazione e poi soprattutto del risultato. Vedremo anche le immagini della Berretti di Elvis abbruscato, un pareggio interno con la Pistoiese. Come sempre faremo il punto anche sulle altre formazioni giovanili dell'Arezzo. Per Arezzo Calcio Femminile, saluto Elettra Fiorini, buonasera Buonasera a Elettra, tutti. ben ritrovata. E poi ritroviamo Michele Passalacqua, buonasera, allenatore dei giovanissimi regionali dell'Arezzo, Riccardo Buffetti, che ci aiuterà come sempre a capirne di più, soprattutto per quanto riguarda il calcio femminile. E con Michele abbiamo due ragazzi della tua formazione che salutiamo e che dopo verremo a conoscere. In mezzo però non è un tuo ragazzo, anche se lui è Riccardino. Dopo ci racconti, Riccardo, che tu sei l'accompagnatore di un'altra squadra, i giovanissimi 2004 dell'Arezzo, e quindi poi dopo ci racconterai un po' questo tuo ruolo. Allora, Elettra, era attesa questa partita, ci si poteva aspettare qualcosa di più? Sì, ci si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Ora, il risultato era un risultato che comunque avevamo messo in conto nella preparazione di questo incontro. La prestazione sicuramente non è stata pari, né a livello tecnico, tattico, né a livello comunque di grinta, di mordente, a quella delle altre settimane. Le ragazze hanno cercato di reggere, hanno fatto delle buone cose nella prima mezz'ora e poi all'inizio della ripresa, però ecco, diciamo che è stata una partita anche abbastanza confusionaria, dove hanno forse dimostrato di essere un po' sottotono, a causa magari anche di una certa confusione emotiva che Certo, perché ricordiamo, perché provavano è il per giorno prima, l'avvicendamento sulla esatto. panchina di Nazarena Grilli. Quindi insomma, questo cambiamento di tecnico può essere, insomma, può aver influito anche sul campo questo momento un po' di smarrimento. Ecco, perché la partita poi era stata preceduta, al di là che poi ovviamente tutto era pianificato dalla società e la squadra, immagino lo sapesse Certo, già, perché c'era chiaro. stato lo striscione, no, della Sì. settimana precedente. Quindi per tutti quelli esterni la notizia è arrivata il giorno prima, ma ovviamente nell'ambiente già si sapeva. E quindi Manuela Tessa aveva instaurato, al di là della bravura tecnica, comunque era percepibile che la squadra era molto legata a lei, no? Sì, Quindi è normale che ci sia un momento, no? la squadra era molto legata a Manuela Tesse, anche se comunque sia era un rapporto che era venuto fuori col tempo, perché all'inizio, quando sono trovate un'allenatrice del calibro di Manuela Tesse con i suoi metodi, non è stato facile per le ragazze comunque seguire un personaggio del genere, un allenatore così carismatico. Però fondamentalmente sono proprio questi allenatori che poi ti rimangono dentro, e con le ragazze era riuscita ad instaurare comunque una comunicazione molto buona e loro erano molto, molto legate. Ovviamente non si può vivere nei ricordi, hanno già accolto nella migliore maniera possibile Nazarena Grilli, e sono certa che insomma anche questo sodalizio tra l'Arezzo Calcio Femminile e Nazarena porterà degli ottimi risultati. Allora, vediamo le immagini, il servizio di Riccardo, vediamo le immagini appunto di questa sconfitta con il Vittorio Veneto. Nuovo appuntamento con l'Arezzo Calcio Femminile per la 14ª giornata del campionato nazionale di Serie B. A Laurentini di Pescaiola arriva l'ex capolista Permac Vittorio Veneto. Esordio per l'occasione in panchina per la nuova allenatrice dell'Arezzo Calcio Femminile Nazarena Grilli, che cambia modulo alla sua squadra passando dal classico 4-2-3-1 di Manuela Tessa al modulo 4-4-2. Nella formazione assente Baracchi per squalifica, scende in campo dal primo minuto Tellini a fianco di Zeghini in difesa. Arzelli a centrocampo e in avanti in edita coppia Paganini-Teci. Il Vittorio Veneto si affida al bomber PI, 9 reti stagionali come unica punta, con Manzon e Zanon a svariare fra le linee. Il match inizia subito in salita per l'Arezzo, che al quinto minuto va sotto. Cross di Manzon per la corrente Mantuani, che sigla il vantaggio ospite. Poco meno di un minuto e Paganini di spalle riesce a conquistare un calcio di rigore. Ingenua nell'occasione la difensore del Vittorio Veneto. Dal dischetto si presenta Teci, che non sbaglia, pareggiando l'incontro per il capitano dell'Arezzo, prima rete stagionale. Al 14esimo Manzon svetta più in alto di tutti e riporta avanti il Vittorio Veneto. Poco dopo arriva anche la terza rete della squadra avversaria con Zanon, che da posizione defilata esplode un destro che termina laddove Antonelli non può arrivare.
Nella ripresa l'Arezzo prova a scuotersi inserendo Nocchi, Mazzini e Mattiacci al posto di Paganini, Arzeti e Mencucci, ma a chiudere la partita e i giochi la squadra di De Biasi, Dario, con la doppietta di Zanon nuovamente su azione d'angolo, disattenta anche in questo caso la retroguardia Amaranto, visto che il numero 11 rossoblu stacca indisturbata dentro l'area di rigore. L'Arezzo non riesce quindi nell'impresa di riaccumulare punti contro una big del girone. Dopo le sconfitte con Sassuolo e Castelvecchio arriva anche quella contro il Vittorio Veneto e rimane in classifica a 17 punti e si fa scavalcare dal Grifo Perugia. Settimana prossima impegno in casa del Gordige, è andata fu solo un pareggio a Laurentini. Anzalena Grilli, nuovo tecnico dell'Arezzo calcio femminile, quest'oggi un battesimo di fuoco, un Arezzo che ha giocato molto bene contro Vittorio Veneto in ampi margini della partita. No, ma molto bene, no, non direi, perché abbiamo commesso errori proprio grossolani nel gestire la palla e con una squadra di questo livello ci hanno penalizzato. Sono errori di gioventù che spero in settimana di lavorarci un po' sopra, perché abbiamo preso anche due gol su palle inattive con gente che ha saltato libera in aria, quindi. Però alcune cose buone ci sono state, quindi mi è piaciuto soprattutto la prima mezz'ora, poi ci ha preso un po' anche il nervosismo, un po' di cose, però penso che questa settimana io ho lavorato poco con le ragazze, adesso da settimana prossima inizieremo un po' a dare quello che è un po' il nostro, è anche il mio credo calcistico, quindi peccato perché l'avevamo ripresa sull'1-1, abbiamo avuto anche l'occasione del 2-1, però con queste squadre non bisogna commettere gli errori e oggi purtroppo noi abbiamo commessi troppi errori. Ecco, molte di queste ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile è il primo anno che fanno la Serie B. Può lei, con la sua esperienza, cercare anche di farle crescere per aumentare anche il progetto tecnico dell'Arezzo? No, ma guarda, qui è stato già fatto un grandissimo lavoro da parte di Emanuela, però secondo me ancora ci sono delle cose che non hanno acquisito bene, giocano ancora un po' troppo a livello oratoriale, se vogliamo, diciamo, e talvolta non hanno quella personalità per gestire alcuni momenti topici della partita. Questo comunque sono anche un gruppo giovane, in un percorso di crescita ci sta, però da domenica bisogna cambiare musica, se no diventa dura. Siamo qui con Mantovani, centrocampista del Vittorio Veneto, quest'oggi una vittoria per 4-1 contro l'Arezzo, una vittoria anche sofferta nel corso della gara. Sì, abbiamo sofferto nei primi 10 minuti, 20 minuti del primo tempo, non riuscivamo a, diciamo, dare gioco, a far girare la palla. Dopodiché abbiamo avuto, diciamo, su un tiro la fortuna del gol, poi abbiamo segnato subito dopo il rigore che abbiamo preso e poi abbiamo iniziato, diciamo, a fare il nostro gioco. Sapevamo che la partita era molto difficile, sapevamo che l'Arezzo cercava i 3 punti anche col fatto del cambio della nuova allenatrice. Il nostro obiettivo era portare a casa i 3 punti nel più breve tempo possibile, ci siamo riusciti, adesso pensiamo alla prossima partita. Probabilmente l'avversario per la promozione sarà il Sassuolo al Vittorio Veneto in questa Serie B. Ma noi adesso dobbiamo recuperare ancora una partita contro il Pescara e quindi adesso siamo a un punto dal Sassuolo, loro hanno una partita in più, tra 2 settimane se non sbaglio giocheremo lo scontro diretto, l'andata abbiamo vinto per 1-0, sappiamo che non è la squadra dell'andata, sono cresciute molto nel corso delle partite contro le altre squadre, vedendo anche tanti gol che hanno fatto. Noi giocheremo in casa, quindi sarà un punto a nostro favore, cercheremo di fare il risultato che è la vittoria, portare a casa i 3 punti e cercare il sogno che è la promozione. Vediamo allora i risultati di questo turno, a parte l'1-4 dell'Arezzo, Marcon Imolese 5-2, Federazione San Marinese Calcio Padova 1-4, la Saponeria Pescara Castelvecchio 0-2, Sassuolo che ha travolto 5-0 il Gordige, prossimo avversario dell'Arezzo, Udinese Grifo Perugia 1-4 e poi vedete infine in fondo Virtus Padova Newton Ferrara 2-2 per questa classifica. Sassuolo 35, una partita in più come sentivate, Vittorio Veneto 34, Castelvecchio e Calcio Padova 30, Marcon 26, Newton Ferrara 24, Grifo Perugia 19, Federazione San Marinese Arezzo 17, Imolese 14, Udinese 13, Gordige 9, Virtus Padova 6, la Saponeria che è l'unica squadra al momento che retrocederebbe a quota 1. Riccardo, è la squadra più forte che hai visto fin qui? Il Beh, Vittorio Veneto. secondo me è stata
stata più forte il Sassuolo quando è venuta la Lorentini, finì 5-1 tra l'altro per la squadra emiliana. E ho visto molto bene invece secondo me l'Arezzo rispetto anche al Sassuolo, l'altra big del girone, nei primi, come dice prima Letta, nei primi 30 minuti la squadra amaranta è andata vicina anche al gol del pareggio del 2-2 con Paganini che ha fatto una grandissima azione e per poco non è arrivata alla rete. Poi sicuramente è stato il terzo gol che ha tagliato un po' le gambe all'Arezzo e nella ripresa poi Castelvecchio, il Vittorio Veneto non ha fatto altro che mantenere il risultato, ha trovato il 4-1 su un calcio piazzato, ci sarà molto da lavorare sui calci da fermo perché abbiamo visto che ha subito due reti contro il Vittorio Veneto da calcio da fermo e poi uno su un traversone, diciamo l'unico vero gol bello su azione fatto dalla squadra attualmente seconda in classifica è stato quello di Zanon da posizione defilata, quindi un Arezzo che dovrà lavorare anche una nuova allenatrice per riuscire a amalgamare il tutto. Diceva la nuova allenatrice dell'Arezzo, no, che c'è ancora qualche tratto di amatorialità, no? Ha colpito questo, di queste sue dichiarazioni, ha detto se non miglioriamo, c'è anche più forse severe di quelle che esprimeva Manuela, che ultimamente invece era abbastanza soddisfatta. No? Molto più severe di quelle che esprimeva Manuela. Nazarena Grilli è un allenatore comunque di un altro stampo, al di là del dato anagrafico, quindi di un'allenatrice che comunque ha cominciato questo percorso prima di Manuela, ma poi è proprio l'impostazione sua che è molto più rigida anche nelle regole che vengono date alle ragazze e fondamentalmente io credo che questo gli possa far bene perché comunque si approcciano a due metodi totalmente diversi e quindi hanno anche più materiale su cui lavorare. Sicuramente la squadra è una squadra giovane di ragazze che molte delle quali insomma non avevano mai approcciato a una Serie B comunque in uno stampo diciamo professionistico, quindi sono cose che queste sono caratteristiche che ancora secondo me a volte vengono fuori sia dal punto di vista della partita che poi anche dell'atteggiamento proprio quando ci si approccia insomma al match. Riccardo, quindi ci sarà da lavorare, tra l'altro ora ci sarà breve la pausa, quindi viene sì. A fagiolo come si vuol dire, no? Sì, perché sì. Permetterà alla nuova allenatrice, sì, la io pausa. Dico allenatrice perché così la Boldrini è contenta. Sì, ok, perfetto. In realtà Mister Grilli va benissimo. Sì. No, la pausa si inizierà, l'ultima partita che giocheremo sarà quella del 19 febbraio, dopodiché riprenderemo il 12 marzo, quindi ci saranno queste settimane belle piene dove assolutamente le ragazze potranno entrare in quella che è effettivamente, come diceva anche proprio Nazarena, il suo credo calcistico, ci potranno entrare proprio a piedi pari, ne hanno sicuramente bisogno. La presidente Chiara Tavanti sta cercando comunque sia di metterle a suo agio in tutte le maniere possibili. L'altra sera gli diceva fidatevi e affidatevi anche se magari non capirete il cambiamento di metodo. Insomma, secondo me i presupposti per poter fare delle buone cose ci sono tutti e per poter magari anche recuperare quegli elementi che in questo momento stanno magari giocando meno a causa anche di problemi fisici, abbiamo avuto poi un turnover di influenze, varicelle, qualsiasi cosa, quindi insomma il calendario in questo momento ci sorride abbastanza. Riccardo, ora c'è questa trasferta, il Gordi gioca 9 punti e terz'ultimo, l'Arezzo in trasferta aveva fatto molto bene ultimamente, esatto, perché le uniche vittorie sono arrivate proprio fuori casa, speriamo che arrivi anche quando sicuramente riterrà il campionato. È una possibilità per l'Arezzo di riuscire a riconquistare i 3 punti, tra l'altro veniva da una serie positiva di 2-3 partite, quindi la sconfitta contro Vittorio Veneto è una sconfitta che una carta ci stava e poi è arrivata, però comunque Gordi è un avversario alla portata dell'Arezzo, è andata a finire 1-1 al Lorentini di Pescaiola, ma una partita in cui l'Arezzo sprecò qualsiasi cosa sotto porta, era quella mancanza di finalizzazione che poi abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Per quanto riguarda la partita, secondo me l'azzardo più grande che ha fatto la nuova allenatrice di Arezzo è quello di cambiare modulo, di non dare conferma al 4-2-3-1 in cui ci aveva abituato ultimamente Manuela Tessia, ma stava al 4-4-2 inserendo dall'inizio giocatrici che magari avevano giocato di meno nel corso della stagione. Secondo me questa mossa contro il Vittorio Veneto, contro una squadra capolista che ha subito solo 6 reti, ne ha fatte 25, è stato un po' un azzardo.
Sì, ovviamente ognuno porta il credo, esatto. Sì, anche sì, se di solito poi è vero che gli allenatori nuovi di solito no, cambiano poco, però ovviamente se no il nuovo è. Se non certo, sì, poi come dicevo c'erano state un pochino di assenze, di sì, situazioni certo. Un po' particolari che speriamo insomma di recuperare nelle prossime settimane. Ci saranno amichevoli secondo te nel periodo o comunque ma per tenersi essere. Un po'? Sì, quello può essere, abbiamo una team manager Irene Perini che in questo è bravissima, basta che uno schiocchi le dita e ti trova da fare, abbiamo giocato anche sotto Natale con i suoi ragazzi, rifacciamo che devi disponibili per fare il bis. Allora, tra poco questi ragazzi li andiamo a conoscere con Riccardino, poi facciamo il punto anche sulle altre giovanili dell'Arezzo, tra un attimo, rimanete con noi. Ben ritrovati in seconda parte di Mondo Amaranto. Allora adesso dopo il calcio femminile ci spostiamo a parlare del settore giovanile dell'Arezzo. Intanto abbiamo Riccardino che tu sei, vieni in piedi, fai come fossi un giocatore, questo sai che è il settore dei giocatori, no? Allora, tu sei accompagnatore di quale squadra? 2004, sì. Che sono giovanissimi, Michele. Sì. Esordienti. E come va? Benino, si è perso 2-1 domenica mattina. Tina col Pisa sì. a 10 maggio sì. E si è fatta una bella partita. Abbiamo dei ragazzi lì abbastanza in gamba. Sei un po' insomma emozionato. Sì, no, sì. Ma loro ti considerano ormai un amico. Sì, mi vogliono bene tutti, anche Michele. E tu che cosa fai quindi? Io faccio guardiarine più dirigente. Quindi i fuorigioco li vedi bene? Sì. No, tanto ci pensa l'arbitro. Ah, ci pensa. E volevo dire una cosa, se sì, per esempio pure. Michele se mi vuoi ripia qualche partita, se mi ripia qualche partita. Se mi vuoi ripia qualche partita fargli guardiarine, io lo faccio, se ha bisogno. Perché lui fino a poche settimane fa era con noi. Però insomma ora. Sì, era un po' giù di morale. Perché giù di morale dice cambiamo no, squadra. No, perché io voglio bene a tutti, anche 2004, 2005. E se Michele ha permesso che ho bisogno di ritornare, gli do una mano. Mi dà il permesso. Dai, gli sto permesso, facciamo questo accordo. Ci si ragiona, dai, del Nazareno. Perché io voglio bene a Michele, perché è un grande... È bravo. Poi mi ha fatto un bel regalino. È uno dei più televisivi, poi possiamo dirlo, Michele. Ah, non lo so questo. Sì, assolutamente. Allora, ci eravamo lasciati a dicembre, mi pare, no? Che sì. Stavamo parlando, sì. Poi il campionato è ripreso, avete fatto un pareggio, mi pare, nell'ultimo turno? Ultimi due turni, due pareggi. Che partite sono state? L'ultima, una partita, abbiamo fatto una cosa nuova, perché abbiamo recuperato uno svantaggio di 2-0, il primo tempo perdevamo 2-0, invece il secondo tempo siamo rientrati in campo con un'altra mentalità e siamo riusciti a recuperare la partita e anche abbiamo avuto anche l'occasione di vincerla, quindi è stata una cosa che non avevamo mai fatto quest'anno, una bella notizia perché vuol dire che anche a livello di reazione e di carattere hanno migliorato in qualcosa, quindi. Mentre la partita prima è stato completamente l'opposto perché vincevamo 2-0. Invece il secondo tempo siamo andati a pareggiare all'ultimo minuto, quindi chi monta la fatta sì, chi monta sì, subito. Proprio abbiamo fatto lo specchio delle due partite. Senti, a questa età durante la settimana su che cosa punti, diciamo, che tipo di lavoro è? Ma principalmente si lavora sui fondamentali, sui gesti tecnici e io sono un fissato del controllo orientato che credo che in questa categoria sia il gesto principe, ma forse lo considero quasi il gesto principe del calcio perché con il controllo orientato si riesce a fare poi tutto, trasmissione, tiro eccetera, quindi si lavora molto su quello e a livello fisico si lavora molto sulla coordinazione che poi è una caratteristica fondamentale per eseguire tutti i gesti tecnici, praticamente il lavoro è strutturato in queste due maxi categorie, poi a volte si fa assaggi di tattica, ma non tattica collettiva, insomma roba molto semplice, principalmente si lavora su queste due cose. Allora andiamo a conoscere, vieni, ti chiami? Tommaso Canapini.
Allora, raccontaci un po' queste rimonte, come sono andate? Allora, nella scorsa partita contro la città di Pontedera siamo partiti primo tempo, che è finito 2-0 per loro, e non abbiamo giocato bene perché non riuscivamo a sporare la nostra metà campo. Però secondo tempo, dopo anche a quello che ci ha detto il mister, siamo riusciti a fare la partita noi e comunque a spingere tanto davanti, e siamo riusciti a portarci sul 2-2. Quindi è stata una reazione di carattere più, sì, che altro, cioè siete riusciti a fare questa riscossa. Che cosa vi ha detto il mister? Si è un po' arrabbiato, ci ha detto appunto di cambiare mentalità perché non stavamo giocando per niente bene, e diciamo l'abbiamo capito. E poi, cioè, i gol come sono arrivati? Sono stati più o meno uguali. Da centrocampo sono stati fatti dei lanci in avanti sulla punta, che ha incrociato la palla dal vertice dell'area nell'angolo opposto. In che ruolo giochi tu? Io mediano. Mediano, è quello che vorresti fare, che senti il ruolo, sì, adatto, sì, a te, insomma. Sì. Bene. Allora, invece ti chiami? Daudatima. Allora, quindi una rimonta che è riuscita invece la settimana prima, giusto? Sì. Invece lì erano andati in vantaggio 2-0. Poi che cosa è successo? È successo che si hanno avuto una reazione di carattere avversari, e con un gol all'ultimo minuto sono riusciti a pareggiarcelo. Il mister lì che cosa ha detto? Il mister lì, diciamo che non si è arrabbiato molto, no, perché comunque è stato un gol quasi un po' causale, che l'avversario ha tirato su un fallo laterale, la palla è andata sotto la traversa. Il tuo sogno è giocare a calcio, ti piacerebbe, sì, sì, continuare? In che ruolo giochi? Terzino destro, quindi ha una bella spinta, immagino, da... Sì, ma non è la sua caratteristica migliore, è più, diciamo, difensivo che offensivo. Ah, quindi più, però, diciamo, contrasti il gioco. Però contrasta. La parola contrasta è la parola, sì, che si adatta. Dice. Senti, prima dove giocavi? All'Union Tinchimera. Union Tinchimera. Adesso giochi nell'Arezzo, è una responsabilità, è un sogno, che cos'è? Sì, è un sogno, è una responsabilità che si ha a vestire questa maglia. Ci si sente, insomma, sì, cioè non è come giocare, non ce ne vogliono ovviamente le altre squadre, però insomma è un sapore diverso, immagino. E la partita che più, non so, che ti ricordi di più per il momento, più volentieri dell'anno, del campionato? La scorsa, direi. L'ultima? Sì, l'ultima. La rimonta che siete riusciti, sì, a fare. E con chi giocate la prossima? La prossima a Empoli. Quindi penso che sia già il nome... No, partita. Poi sono davvero, cioè, è la prima di ritorno, sì, una bella squadra, insomma, divertente. E com'era Riccardino qui da accompagnatore? Bravo, molto bravo. Mi manca un po'. Sì. Dai. Sì, sì. Parlo ancora. Sì, mister, mi vuole, io però fare una partita. Vado con tutti e tre. Mi sa che no, ma però sembra che sono stato io che... Fai tutti e tre. Così sembra che sono stato io che l'ho escluso dalla squadra, ma non è assolutamente, anzi, sono molto, diciamo... A scuola dove andate? Così facciamo un saluto alle scuole anche. Alla Piera della Francesca. Tu? Io a Torrita di Siena, dove abito. Ah, tu vieni da Torrita, quindi fai un bel... Non è tantissimo, ma è una bella strada. Sì, sì. Bene, vuoi dire qualcos'altro? Vorrei salutare, voglio salutare Elettra, che è una grande, che io sto sempre vicino, che è un grande giornalista. Ci credo che gli do una mano. Scusa. Dai una mano anche a lei? Sì. In che cosa fai? No, gli do una mano per dire com'è la situazione. Come, ecco. Faccio tifoso di calcio femminile. Cosa ne pensi? Che ti piace? Per me la squadra è buona. Vuoi fare l'accompagnatore anche lì? No, voglio salutare la mia grande Emanuela, che è partita con la Carolina Moraci. Una bella coppia, insomma. Assolutamente. Allora, andiamo a vedere adesso la Berretti dell'Arezzo, che ha pareggiato 1-1 con la Pistoiese. Vediamo un attimo. Torniamo a seguire la formazione Berretti, allenata da Elvis Abruscato, che nello scorso turno è stata battuta proprio all'ultimo dalla Lupa Roma, che ha ribaltato il risultato. L'Arezzo era passato grazie a un autogol, poi la Lupa Roma ha rimontato, è finita 2-1, e l'Arezzo dunque torna a giocare in casa quest'oggi contro la Pistoiese. Non giocava in casa dalla fine del 2016, c'era stato poi il turno in cui l'Arezzo aveva riposato, poi la trasferta che abbiamo ricordato, e quindi oggi ritorno in casa contro la Pistoiese. Calcio d'angolo,
batte Tartaglione, secondo palo e c'è il gol. C'è il gol del vantaggio della Pistoiese con Pandolfi, se non abbiamo visto male, che ha colpito di testa, esattamente. È l'1-0 dunque della Pistoiese, tutti a abbracciare l'allenatore Costa, stacco dentro l'area di rigore. Prova la sponda Caselli, poi Salvestroni, attenzione che arriva Daja in area, Daja, grande serpentina, Daja col destro, la porta è vuota e c'è subito il pareggio di Caselli, immediato pareggio dell'Arezzo, ci ha creduto Daja su questo pallone e poi nel proseguimento è arrivato l'assist a porta vuota per Caselli, l'Arezzo ha pareggiato subito, 29-1-1, e poi l'Arezzo con Marzicano. Marzicano se l'ha allungata, Doha ha tentato di rilanciare, Gallorini, attenzione Arezzo con un colpo di testa qui di Capogna, manda in porta Metolli, tutto solo, Metolli, Metolli in aria, Metolli finisce a terra e lo invita a rialzarsi l'arbitro, lo invita a rialzarsi l'arbitro, tutta la panchina dell'Arezzo in piedi, che occasione per Metolli, che palla di testa che gli aveva dato Capogna, poi arriva l'arbitro, c'è un giallo per Gallorini per proteste probabilmente. Con Elvis Abruscato è una partita un po' scorbutica, diciamo così, c'è stato anche poco spazio, no, per vedere qualche giocata, intanto sei contento della prestazione? Dal punto di vista motivazionale che la squadra ha dato, sì, assolutamente sì, per quello che riguarda il gioco un po' meno, anche perché abbiamo fatto solo 2-3 presupposti abbiamo creato per far male e comunque nell'azione del gol, del pareggio c'è tutto quello che noi proviamo, quindi sono contento perché comunque è venuto qualcosa che la squadra sa fare e che la squadra ci crede. È chiaro che in questo momento i risultati vengono un po' a meno, quindi anche autostima e convinzione nel fare le cose, però tutto sommato sono soddisfatto per l'interpretazione, per aver portato a casa un punticino con le unghie. Ecco, tra l'altro quel tipo di giocata era quella che effettivamente si vedeva anche all'inizio, quelle verticalizzazioni rapide che poteva mettere in difficoltà una squadra come la Pistoiese che aveva preso in mano il gioco, soprattutto nel primo tempo. Sì, sai, quando si cerca di trovare la tre quarti o di giocare tra le linee e la squadra avversaria ti pressa forte, è normale che all'inizio si fa un po' più di fatica e magari la squadra avversaria riesce a fare qualcosa, riesce a creare qualcosa quando recupera la palla, perché quando ti predisponi a uno sviluppo di gioco comunque ti predisponi anche a un contropiede dell'avversario. Però noi crediamo assolutamente nel fatto che ci dobbiamo provare a giocare la palla, cercare di crescere, di far maturare i giocatori e poi l'errore si fa, sì, lo chiedo, chi non prova non fa errori, però è anche vero che non propone nessun tipo di calcio, di emozione. A me piace che i ragazzi ci provano e poi che vedano che nel provarci si trova anche la soluzione. In questo momento, un po' per mancanza di continuità dei risultati, non è facile, perché comunque la motivazione, l'autostima è quella che è una componente, il sentimento, il sangue in questo sport è quello che comunque ti spinge a migliorare la giocata. Infine, Metolli ha avuto comunque quell'occasione solo davanti al portiere, c'è stato un contatto su cui la difesa ha protestato, doveva calciare prima, oppure quel contatto insomma fa un po' fa un po' arrabbiare? No, far arrabbiare a me no, però far arrabbiare l'attaccante sarà arrabbiato con se stesso, Meto, ma sa benissimo che in quel momento doveva tagliare davanti al difensore e poi aspettare che o il difensore facesse un fallo netto oppure che lo lasciasse tirare in porta, però ci sono errori, non ho mai accusato nessuno degli errori. Allora, rapidamente in chiusura vediamo i risultati. Berretti, Livorno, Gubbio 3-0, Tutto Cuoio, Lucchese 1-0, Carrarese, Lupa, Roma 2-2, Pontedera, Olbia 2-0 e Viterbese, Prato 0-3, l'1-1 dell'Arezzo. In classifica il Prato a 31, Tutto Cuoio 30, Livorno 27, Siena 24, Pistoiese 21, Lupa, Roma 20, Lucchese 18, Gubbio, Arezzo 17, Carrarese 14, Pontedera 13, Viterbese 10 e Olbia a 5. Passiamo agli allievi: Gubbio Carrarese 0-1, Livorno Lucchese 2-1, Modena Prato 3-3, Pistoiese Siena 2-1, Arezzo che ha pareggiato senza gol sempre alla Nave 0-0 con il Tutto Cuoio, Città di Pontedera Viterbese 1-2,
qui prosegue la corsa del Prato, 38, Livorno 28, Modena 27, Pontedera 25, Gubbio 21, Catanese 20, Viterbese 19, Arezzo 17, Lucchese 16, Pistoiese 11, Tutto Cuoio 10 e Siena 9. Infine i giovanissimi che sono stati battuti in casa 3-2 dal Tutto Cuoio, partenza sprint per il Tutto Cuoio che ha trovato il vantaggio con meta dopo 5 minuti. Gli Amaranto vanno subito alla caccia del pareggio, il 15esimo su rigore trasforma Giaupai, poi di nuovo il vantaggio del Tutto Cuoio con Fagni, all'intervallo arriva un altro gol di Fagni e siamo sull'1-3. Per l'Arezzo va a segno ancora Giaupai, sempre su calcio di rigore. Avete visto gli altri risultati? In classifica qui il Prato a 33, Livorno 32, Modena 30, Tutto Cuoio 22, Lucchese 20, Arezzo e Siena 19, Carrarese 17, Viterbese 14, Gubbio 13, Pistoiese 12, Pontedera a 5 punti. Bene, io ringrazio molto Elettra Fiorini, grazie a Michele Passalacqua, ci rivedremo presto, grazie a Riccardo Buffetti, grazie ai giovanissimi regionali, a Riccardino, ci rivediamo la prossima settimana.